Ogni favola è un sogno e ogni sogno è magia. Il teatro esaudisce i sogni con la sua magia. Ogni giovedì alle 11 sulla web radio senza balcone si apre il sipario sul palcoscenico. Libri al mare con SBS Comunicazione. Continua il 30 e il 31 luglio a Lavagna, in provincia di Genova, con LIB, Libri in Borgo, la fiera dell'editoria. Partecipa anche tu nel nostro stand, è possibile esporre, fare firmacopie e presentare i propri libri. L'evento viene trasmesso anche su web radio senza barcode. Per informazioni scrivi a sbscomunicazione@gmail.com o tramite WhatsApp al 345 60 48 479. Ed eccoci, siamo tornati sul palcoscenico della web radio senza barcode. Sono le 5 del 5/5/2022 ed è con me Alessandro Sena. Alessandro, benvenuto. Grazie, bentrovata. Grazie mille e un saluto a tutti i telespettatori, anzi gli, diciamo, i radioascoltatori. Sì, noi siamo proprio web radio, siamo quelli avanti. Allora, Alessandro, tu... Ho avuto un attimo di esitazione fra la parte video e la parte radio, così li abbiamo inclusi tutti. In un discorso di inclusione li abbiamo salutati tutti. Bravo, perché noi siamo aperti all'universo mondo. Perché tu sarai al Teatro Trastevere, i nostri amici del Trastevere, dal 12 al 15 maggio con... Pericolosamente. Ci parli un po' dello spettacolo, Alessandro? Con piacere. Allora, è un piccolo testo del grande maestro Eduardo De Filippo che lui ha scritto nel 1938. È un testo molto, molto minuto, comico, che io ho voluto rappresentare come se fosse un esercizio di stile, nel senso che il testo è sempre lo stesso, l'atto è un atto unico di circa 15 minuti, che ho voluto rappresentare in tre modalità completamente diverse. Quindi è un esercizio di stile per gli attori che interpreteranno chiaramente lo stesso testo, ma in situazioni completamente diverse, e anche la regia di questi tre momenti sarà diversa. Questo perché? Perché al di là della scrittura del grande Eduardo, che è sempre molto attuale, l'idea era proprio di cosa succede se della stessa cosa cambiamo il punto di vista, ma questo anche nella vita reale, no? Nel senso, come può essere un testo preso e magari interpretato in un modo diverso, anche se le parole rimangono le stesse, chiaramente, cambierà l'interpretazione degli attori, i personaggi rimarranno gli stessi, ma l'idea era proprio riflettiamo su cosa significhi oggi avere un punto di vista diverso, il vantaggio di avere punti di vista diversi su una cosa che magari smettiamo di vedere in un unico modo, e questo immaginiamo può portare anche ricchezza perché si arricchisce appunto di diversi punti di vista. Beh, è fantastico, io adoro queste, appunto, il cambiare punto di vista è un po' come mettersi in piedi sulla sedia e guardare la stessa scena da un altro punto di vista. Infatti, allora... è un po' quello che vogliamo fare con il teatro, anche se poi chiaramente è come ti dicevo all'inizio, è un testo molto leggero, molto carino, un testo che devo dirti in questo momento non sarebbe un testo politicamente corretto, ma noi lo prendiamo proprio per far capire quanto è cambiata la società, quanto è cambiato l'uso e il costume dagli anni 40 ad oggi, ed è anche un po', lasciami dire, un termometro per capire che oggi sarebbe impensabile poter scrivere soprattutto sulla donna, perché poi è una commedia divertente, leggera, va preso da quel punto di vista chiaramente, ma questo ci fa capire anche come è cambiato il modo di percepire la società attraverso la scrittura di un grande maestro come il maestro Eduardo De Filippo, che nel 38-40 ha scritto un testo, e oggi sarebbe inimmaginabile poter scrivere
una cosa del genere. Questo appunto ci dà un po' la distanza di quanto sia cambiato il modo di porci nei confronti della donna in una società odierna. Alessandro, io devo ricordare ai nostri ascoltatori che inviando la parola magica Alessandro Sena al 345 6048 479 possono vincere ben 2 biglietti per andare a vedere lo spettacolo. Quindi Alessandro Sena al 345 6048 479. Alessandro, Ti ammetto. ringrazio. No, non so se è una parola magica, però insomma, io, diciamo, è un nome e un cognome. Spero che molti vogliano digitarlo perché vale veramente la pena, anche perché devo dirti, ho in scena la possibilità di dirigere tre attori veramente bravi e permettimi di ricordare i loro nomi, che sono Certo. Marinette Galstian, Cristiano Leopardi e Francesco Sgro. Aiuto alla regia Simonetta Di Coste e chiaramente il testo scritto, come abbiamo detto fino adesso, dal grande Edoardo Di Filippo. Sono veramente bravi e vedrete anche come livello attoriale cosa significhi nell'arco di un'ora, perché poi lo spettacolo dura solo un'ora, cambiare proprio immagine, cambiare personaggio in un lasso di tempo fra un atto e un altro di pochissimi secondi. E questo è veramente un esercizio di stile per gli attori, per chi fa questo lavoro, ma soprattutto per un pubblico non abituato evidentemente a uno switch così forte da un atto a un altro, perché cambiano veramente pelle. Gli attori sono veramente, ho la fortuna di lavorare con questi ragazzi che sono veramente straordinari e meritano la vostra presenza. Guarda, io stavo proprio per dirti che sono curiosissima di vedere lo spettacolo proprio perché questo cambiare pelle continuo mi interessa veramente tanto perché vorrei sapere come si sentono gli attori a interpretare la stessa scena però con appunto parole, modi, interpretazioni, regia differente. E come per te può essere complesso dirigere 3 scene uguali ma diverse? Allora, non sono esattamente uguali perché ci siamo spinti un po' oltre, nel senso sì, hai ragione, nel senso che il testo è quello. E, come dicevo all'inizio, io ho voluto dare anche 3 regie leggermente diverse. Questo proprio per aumentare a un diverso punto di vista anche una diversa, come dire, una diversa visione registica. Quindi vedrai, e spero che tu possa venirci a trovare, sei la benvenuta, così come tutto il pubblico che ci ascolta, vedrai questo testo che è lo stesso, ma oltre a cambiare la loro recitazione, a cambiare i personaggi, o meglio, i personaggi sono sempre gli stessi, a cambiare il carattere del personaggio, cambia anche la regia, perché siamo andati anche oltre, no? Per carità, sarebbe stato già tanto vedere lo stesso atto recitato in 3 modi diversi. Mi sono detto, facciamo vedere lo stesso atto recitato con un'attitudine diversa e con una regia diversa. Quindi cambieranno i movimenti, anche se chiaramente la storia è quella comune denominatrice di tutti e 3. E quindi una volta compreso il testo attraverso il primo atto, sai, è un po' più complicato poi portare il secondo atto e il terzo, perché le persone ormai Certo. il testo lo conoscono, no? E quindi si aspettano, l'aspettativa è più alta nel vedere il secondo atto. Ma questo, ti faccio una confessione, nasce dal fatto che io l'altro anno, in piena pausa pandemia, ti ricordi, abbiamo avuto delle A settimane in cui voglia, per fortuna certo. la pandemia ci ha permesso di respirare, avevo già portato in scena Pericolosamente qualche giorno e avevo fatto solo 2 atti, il primo e il secondo, sempre nella stessa modalità. Ci credi che siamo stati molto fortunati perché abbiamo riempito il teatro, anzi si poteva riempire a metà il teatro in quei giorni, siamo stati fortunati perché abbiamo avuto il sold out per le 3 repliche che avevamo immaginato, ma la cosa divertente è che più della metà del pubblico, uscendo, mi ha chiesto ma cosa sarebbe stato se ci fosse stato anche un terzo atto? Avevano la curiosità di vedere anche una terza possibilità. E spinto da questa richiesta, insomma, lo spettacolo è piaciuto molto, oggi vogliamo dedicarlo, per fortuna le platee possono essere riempite al 100%, spinto anche da questa curiosità, ho detto perfetto, coniamo un terzo atto, diamo anche una terza possibilità, se ne potrebbero fare 4, 5, 6,
Per il momento ci siamo limitati a tre, molto diversi gli uni dagli altri. Fate molta attenzione a provocare Alessandro Sena, se no, ce la fa veramente un quarto e un quinto atto, eh? E poi restiamo lì incollate alla sedia a voler sempre vedere quello successivo. Alessandro, tu prima hai parlato di un testo che non è politicamente corretto ed è esattamente ciò che piace a noi. Le cose patinate e corrette a tutti i costi le digeriamo poco. Dicevi appunto che sarebbe impensabile scrivere lo stesso testo oggi, ma la tua opinione, secondo te è possibile che questo voler essere corretti a tutti i costi abbia un po' tarpato le ali alla fantasia, alla creatività? Sì, sono d'accordo con quello che hai detto, assolutamente. Io sono uno che, per carità, sono uno che insomma, mi ritengo abbastanza politicamente corretto e mi piace vivere in una società politicamente corretta. L'importante però, come tutto, è non abusare di questa posizione, anche nel linguaggio, altrimenti c'è il rischio che sotto il cappello del politicamente corretto Passa non si possa tutto, fare più niente. certo. E questo è un rischio che stiamo vivendo. Questo testo è un testo, come ti dicevo, scritto nel 38, che riflette quegli anni, no? Dove la donna veniva percepita in un certo modo, anche se il grande Eduardo l'ha scritto in un certo modo e l'ha scritto proprio per indurre a una riflessione in quegli anni. È chiaro che oggi prendere un testo e adesso non voglio spoilerare nulla, oggi sarebbe un po' complicato scriverlo perché non rientra nei confini di quello che appunto dichiariamo come una regola generale di buona etica, politicamente corretta e quant'altro. Io l'ho voluto mettere in scena proprio per questo invece, proprio, ma non perché ami come dire, il contraddire la regola, no, assolutamente, anche se ogni volta fa bene forse contraddire qualche regola, così ci ricorda le regole stesse. Ho voluto proprio metterlo in scena per questo, al di là che è un bellissimo testo del maestro De Filippo, proprio per far sì che il teatro sia un momento di percezione, di consapevolezza della distanza fra il 1938 ed oggi. Cioè, oggi sarebbe impensabile scrivere una cosa del genere, ma perché sarebbe impensabile? Perché per fortuna la visione della condizione della donna è cambiata ed è cambiata per alcuni aspetti meglio, chiaramente. E quindi è un momento per dire, riflettiamo che solo nel 1938 potevamo immaginare di scrivere una cosa del genere. Quindi c'è una distanza e il teatro spero che funga, serva anche a far capire che questa distanza c'è stata e tanto altro cammino dobbiamo fare nella condizione di inclusione di tutte le diversità e quant'altro, eh. Quindi è un momento di riflessione, sorridendo, su quello che oggi sarebbe impensabile. Ma forse, sai, alcune cose che noi oggi stiamo facendo, magari fra 30 anni sono impensabili, no? Perché Certo. l'evoluzione magari del costume, dell'etica, ci porta a fare delle cose che oggi noi riteniamo normali, come fece nel 38 De Filippo, e magari fra 30 anni qualcuno dirà: nel 2022, pensate, i gay venivano trattati in questo modo, i diversi venivano trattati in questo modo, i non abili venivano trattati in questo modo, no? E questo è il passo che ci rappresenta dell'evoluzione che abbiamo fatto, Io fatto Alessandro molto sono convinta, umilmente. certo, ma io sono convinta e lo ripeto spesso, che la libertà sta proprio nel rispetto delle regole. L'importante è che l'essere politicamente corretti non diventi un'ipocrisia. Cioè, vado, mi C'è piace questo quello, rischio. perché è di moda così. No, perché tutti abbiamo il diritto di essere esattamente ciò che siamo. E viva Dio che oggi è possibile esserlo e anche di essere rispettati. Così non fosse, allora altro che 38, avremmo bisogno di tanta strada in più. Senza barcode, poi ha fatto delle sue diversità un punto di forza. E quest'anno Assolutamente. sono 10 anni che andiamo avanti così e ripeto, le regole vanno rispettate per essere liberi, come quando c'erano le Assolutamente. mascherine, il vaccino obbligatorio e quant'altro. Non è una questione di essere picoroni, ma è una questione di rispettare una regola per essere liberi.
Ma sai, guarda, sono d'accordo con te, hai ragione, ci sono delle persone che si sentono particolarmente, come dire, a loro agio, rispettano le regole e si sentono a loro agio, no? Nel senso rispettare una regola, ad esempio, a me fa star bene. Ci sono altre persone che invece non, si sentono a loro agio quando queste regole non le rispettano. Ora, io credo che ognuno è libero di fare quello che vuole, però Chiaro. nel rispetto degli altri. Assolutamente. Perché se il tuo contraddire la regola incide nella mia libertà o il contrario, assolutamente, allora lì fermiamoci un attimo, perché comunque il rispetto, come dici tu, per gli altri e delle loro diversità per me è sacrosanto. E lo Poi se tu abbiamo stai bene. visto nella libertà collettiva, molto spesso, specie in questo periodo, ci si è dimenticati, alcuni hanno dimenticato, che oltre alla libertà personale esiste quella collettiva e il rispetto della regola sta anche lì, nel rispettare la libertà degli altri, ma anche la libertà della società, del tutto. Anche perché io ti dico la verità, mi sembra una considerazione abbastanza fragile quella di dare un valore positivo o negativo a chi rispetta le regole o a chi non le rispetta. Io non do un valore alto a chi le rispetta e il contrario, Certo. assolutamente. Bisogna innanzitutto, credo, essere coerente con se stessi. Poi hai ragione, viviamo in una comunità, in una società, e c'è comunque il rispetto anche del nostro pari, no? Perché Chiaro. altrimenti è un rispetto in primis con noi, ma anche un rispetto con chi vive con noi nella nostra comunità. Siamo una comunità di persone, non possiamo pretendere che la nostra idea sia l'idea migliore di tutti, ma soprattutto a discapito degli altri. Assolutamente, rivendichiamo le nostre idee, per carità, sacrosante, ma non nel momento in cui non vanno a incidere o a limitare la libertà degli altri. Alessandro Senna, sei pericolosamente vicino a essere un individuo dal pensiero libero. Devi stare molto Provo, non è attento in facile. questo periodo. Allora, torniamo a parlare di teatro, perché noi due, ho capito, siamo anime affini su questi argomenti. Dal 12 al 15 maggio, pericolosamente, al Teatro Trastevere in via Jacopo da Sette Soli con la regia di Alessandro Sena. Mi raccomando, Alessandro Sena, la parola magica da inviare su WhatsApp al 345 60 48 479. Alessandro, grazie veramente, spero tornerai presto Grazie nostro ospite. a te. Grazie a te, ti aspetto e vi aspettiamo a teatro. Grazie mille per il supporto. Ciao, Grazie davvero. grazie. Ciao, Ogni grazie. favola è un sogno e ogni sogno è magia. Il teatro esaudisce i sogni con la sua magia. Ogni giovedì alle 11 sulla web radio senza barcode si apre il sipario sul palcoscenico.